ritrovati. Queste le previsioni per il weekend del 28-29 novembre. Partiamo da sabato 28 novembre. La giornata si presenta per lo più soleggiata, con assenza di precipitazioni. Le temperature massime sulla regione raggiungeranno i 12 gradi, mentre le minime nelle ore notturne si attesteranno sui 4 gradi. Nell'area adriatica saranno presenti venti moderati nelle zone costiere e tesi in mare aperto con direzione prevalente da nord-ovest. Nel Golfo di Taranto venti assenti o al più deboli. In mare aperto l'Adriatico si presenterà molto mosso con altezza d'onda significativa massima di 1,70 m. Mare calmo o quasi calmo caratterizzerà lo Ionio pugliese. La mappa della temperatura superficiale del mare mostra una variabilità tra l'area adriatica più fredda, quella ionica leggermente più calda, compresa tra i 16 e i 19 gradi. La tipica corrente proveniente da nord sarà presente lungo la costa adriatica. La circolazione nel Golfo di Taranto sarà prevalentemente alimentata dalle correnti provenienti dal mare aperto ionico e solo in minor parte dalle correnti provenienti dall'area costiera adriatica. E passiamo alla giornata di domenica 29. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con assenza di precipitazioni durante tutta la giornata. Le temperature massime e minime saranno invariate rispetto alla giornata di sabato. Venti da nord-ovest continueranno a investire l'area adriatica e, differentemente dalla giornata di sabato, avranno un impatto anche nel Golfo di Taranto, dove si registreranno venti moderati. Leggera attenuazione del campo d'onda in tutta la zona adriatica, con mare generalmente tra il poco mosso e mosso. Infine, vediamo il profilo verticale della temperatura nelle acque ioniche a largo di Gallipoli. Dalla superficie fino ai 50 metri, la temperatura si presenterà costante con valore di circa 18,3 gradi. Nella zona del termoclino si evidenzia la diminuzione della temperatura di circa 3 gradi fino a raggiungere il fondo. Anche per oggi è tutto, vi ricordiamo di scaricare l'app Sea Condition disponibile sia su Google Play che su App Store per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni meteo marine di tutto il Mediterraneo. Tutto il team di Che Mare Farà in Puglia vi augura un buon weekend.